Buongiorno, buongiorno. Per diverse vicissitudini erano mesi e mesi che non prendevo la bici. La mattina ci si dedica una giornata, finalmente dopo tanti giorni di attesa. Stamattina mi vado a fare un bel giretto a Napoli. Andiamo a vedere un pochettino la città, ancora allestita a festa per la vittoria del Napoli in campionato. Anche una gru per la nuova metropolitana qui al Maschio Angioino, porto della crociera, Palazzo Reale, e questo è il municipio di Napoli. È incredibile, a poco più di 3 settimane dalla matematica vittoria dello scudetto, non c'è un balcone, non c'è una finestra, non c'è una strada di Napoli che ancora dalla periferia fino al centro non è ancora addobbata con i colori del Napoli. Ed eccomi in una delle strade simbolo di Napoli, via Toledo. E ora iniziamo ad addentrarci all'interno dei quartieri spagnoli, fino a uno dei posti più iconici per i tifosi partenopei. Ed ecco uno dei luoghi simboli per il tifoso napoletano, la piazzetta in cima ai quartieri spagnoli dove c'è il famosissimo murales di Maradona. Forza Napoli! A Napoli è anche street food. Adesso ci facciamo un bel cuoppo di frittura qui ai quartieri spagnoli. E allora buon appetito. E come dice il cartello alle mie spalle, qui siamo a Spacca Napoli. Anche qui i segni della vittoria sono tutti alle mie spalle. Spacca Napoli, perfino le tovaglie dei ristoranti sono di colore azzurro. Eccomi a Piazza del Gesù, col bellissimo monastero di Santa Chiara, dove sono conservate le spoglie di Salvo d'Acquisto. San Gennaro. Quando si parla di Spacca Napoli non si può non parlare di un altro dei simboli dello street food partenopeo,
la pizza al portafoglio. Se, come sempre, se il viaggio vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo giro. Mi raccomando, fatevi un giro a Napoli. Alla prossima, ciao! Io nel frattempo mangio.